qua stava nella primavera. Non è una primavera e qua a Parigi si avverte un mese prima. Quindi, per indi poi, consiglierei a voi, terroni che dovete viaggiare, vi consiglierei di fare questo periodo fino a giugno. Da questo periodo fino a giugno Parigi è bellissima perché la maggior parte delle giornate sono come queste. Calde, oggi è una giornata abbastanza calda, almeno per quanto riguarda il sole. Allora, oggi continueremo la puntata dedicata al a Federico. Quindi continueremo questa puntata dedicata a Federico, dove andremo a vedere alla banca centrale di Parigi se è possibile ancora cambiare i franchi. Allora, riepilogo della puntata di ieri: siamo andati a vedere una banca, però questa banca non mi ha totalmente distrutto, nel senso di dire no, non si può cambiare, basta, stop, è finito. No, ha detto probabilmente è possibile cambiare dei franco francesi alla banca principale, quindi per indi poi presumo che se li cambiano, io credo cambiano delle cifre, a partire per esempio da un tot, può darsi, non lo so, perché lui, il direttore della banca, mi ha detto può essere. Quindi ci sta questa speranza, almeno di riprendere un'altra volta il cambio di questi soldi, oppure, e io credo che se lo fanno a Parigi possono fare anche in Italia, immagino sempre a una banca centrale, non so. Quindi qua è la banca centrale di Parigi, che si trova praticamente vicino al Museo di Louvre. Quindi adesso andiamo a vedere questa situazione. Ciao babbo, ci vediamo. Ciao. Allora ragazzi, sto registrando, sì, che c'è un sole veramente troppo forte. Allora ragazzi, metropolitana numero 9, metropolitana numero 1 e arriveremo al Museo di Louvre. E quindi dopo prenderemo la piccola stradina che ci porterà alla banca centrale della Francia. E ci troviamo quindi nella metropolitana numero 9. Dovremo arrivare a Fontaine-Losvet e poi dopo da Fontaine-Losvet dovremo arrivare a Museo di Louvre. Un'emozione veramente incredibile, qualcosa di veramente straordinario. Ciao ciao, dopo andate a vedere mai. Sta ancora di lasagna di ieri. Ah ragazzi, stiamo andando a prendere la metropolitana numero 1. L'emozione sembra che sia arrivata quasi alle stelle. A tutta la scena. Ah, questo è un altro parco che andremo a vedere quest'estate. Si chiama il Futuroscope. Ed è bellissimo. Resteremo uno o due giorni. Voilà, stanno anche roba di massaggio, questa roba qua. Comunque mi sembra molto carino come parco, però vorrei visitarlo nel periodo più estivo. A tutte le ore, a tutte le ore. Voilà ragazzi, allora siamo arrivati. Quindi come prima cosa però vado a domandare se hanno un po' di celestina. No, andiamo a vedere direttamente su fatto da banco. Allora andiamo quindi a vedere se questa situazione che può essere positiva per tante cose. Qua al limite dopo andiamo a vedere se c'è un po' di celestina, il negozio di minerali che voglio inquadrare pure. Voilà. E quindi andiamo a vedere un po'. A più tardi. Voilà.
Faccio pure un po' color art. Allora ragazzi, quindi qui ci troviamo al Museo di Louvre. Dovrebbe essere una di queste stradine, se non è quella addirittura. Però devo domandare. Allora, la stradina è 31. Me lo sono segnato. 31 Rue Croix Petit Champ. Allora, quindi andiamo a vedere sta cazzo di banca quale. Può darsi pure che quella là che sono passato sempre, non lo sapevo. Rue Palais Royal, Rue Saint-Honoré. Ma andiamo a vedere un po'. Domando adesso alla libreria, ma sicuramente dice no, io non la conosco. Facile. A tutte le museo. Oh ragazzi, sarà forse il sole. Non so, ma ho beccato una persona molto simpatica che mi ha spiegato che la direzione non è quella che stavo andando, ma è bensì questa. Quindi la 12e a gauche. Quindi andiamo di qua. Quindi vedete il Museo di Louvre? Questo è il Museo di Louvre, quindi quando vedete questo spaziale, vedete questo palazzo, le conseglie d'estato. Quindi andate in questa direzione. La prima o la seconda? Secondo me è quel palazzo là, che io sono passato sempre, che sempre ho detto sempre che cos'è quel palazzo. Palazzo che ha le ferriate. Torno torno. Allora, andiamo a vedere un po', no? Allora ragazzi, allora quando voi arrivate in piazzetta, vedete questo palazzo particolare che ha questa architettura praticamente da ne forriata fuori, detto in poche parole. Comunque mi hanno indicato che qui dovrebbe essere qui. Quindi andiamo a vedere, attraversiamo, state sempre attenti perché qui vi fanno diventare una coema. Io sono abituato, Ministero della Cultura e della Comunicazione. Ehi, che sta cosa bella di Parigi? Fanno le biciclette, stanno tutte sistemate, che non scassano niente, fanno niente. Allora, voilà. Rue de Petit Champ. Rue de Petit Champ, la numero 31. Voilà, Rue Croix de Petit Champ. Ici c'est le numéro. Ma io penso che sia proprio questo. Vedete com'è grosso sto palazzo? Allora qua, dall'altro lato numero pari, quindi il numero 12. Andiamo sempre tout droit. Tout droit. Tout droit. Andiamo tutto diritto, guardate che bella giornata di sole. Non fanno arrozzarmi questi giornata di sole. Ah, non si sa che numero è. Allora. Sono venuto proprio a farmi con i piedi in dall'acqua. Non lo metto. Qua 31, speriamo che non sia troppo lontano. Numero 15. Mamma mia, 15. Allora ragazzi, andiamo sempre dritto, aspettiamo che arriviamo al numero 31. Allora ragazzi, siamo arrivati al numero 31, Banque de France. Però non vedo entrare se vedo visitatore nel V. Andiamo, livraison. Shh.
prossimo esame c'è cosa da chiamare. O bisogna fare il tour, che non lo so come si entra nella banca. Non lo so. Ma tutto là. Ovvio ragazzi che io sto facendo il tour del palazzo. Quindi presumo che sia questa l'entrata. Ma com'è grosso! Non ci sta neanche qua l'entrata. Per domandare una spaccina di cose. Sta qua forse. Boh. Ragazzi, entrare a sta banca, comunque ha detto che ci dovrebbe essere uno sportello per le persone. Comunque vedendo ci sta questa galleria VPN, nel frattempo andiamola a vedere. Che bella, cazzo. Bella, eh? Sicuramente antica, se tu non sai se antichi. Andiamo solo a vedere un po'. La visitiamo pure un po'. Praticamente queste immagino che siano vestiti di seta, foulard, questa roba qua. Lana e seta, infatti. Qua non hanno prezzi. Bella, eh? Questa non l'ho mai vista. Queste sono tutti negozi di data alta. Alta, 58 euro. Stavo dicendo di alta cucitura. Beh, 58 euro, alta cucitura non lo è. Bella però, cazzo. Ma che bella anichina che mi si visto. A me piacciono le cose originali, che già fa. Vediamo un po' i prezzi qua. Ah, 355, da non da. Una retta. Andiamo a vedere. Un po' all'interno. Questo negozio di souvenir. Guardate bello, sì. Che poltrone. Quanto costa? 490 euro con un po' di resina fosforescente qui nelle spaccature. Allargare un po' le spaccature qua, metto un po' di resina fosforescente, quindi proprio a finire un uovo. Oh, che bello. Questo è proprio una vera d'arte. Bello, nido, roba assurda. Gesù e Charlie. Ma ragazzi, è proprio bello. Guarda sì. Mamma mia, che bello. Veramente chic. Vediamo un po' quanto è grande sta galleria. Bello, c'è un sacco di magazzini chic. Bella rossa sta galleria. Questo che fa? Roba. Bella, non l'avevo mai vista. Guarda questi mongolfieri. Non ne posso. Watch you never glow with the pain of mine. Watch you never go. Love get blue against you never glow with the pain of mine. Oh, e tengo il piatto. And everyone describe beauty can apply.
Watch me. Ma vanno a guadagnarsi i negozi qua sotto. Da quando va vanno l'affitto? Allora andiamo a vedere che c'è questo sportello dedicato alle persone che vogliono sapere, ma se vanno cagnati spacci in meranara, no? Allora questa è una biblioteca, andiamo di qua. Comunque ragazzi, sto facendo il tour, ma qua vedo tutte le gallerie, ecco. Bello, ecco. Senza particolare. Non so, può darsi pure che sta là l'ingresso della banca. Boh. Andiamo a vedere. Palais Royal, no. Sì, il Palais Royal. Palais Royal. Palais Royal. Adesso che si entra qua. Allora ragazzi, sto vedendo tutte cose nuove, questa è la prima volta che io vedo questo giardino, onestamente non l'ho mai visto. Comunque non ci ingrippiamo, andiamo a vedere l'ingresso di questa banca, se esiste un ingresso di questa banca, non so. Andiamo di qua e saliamo sopra un'altra volta che ci riporta alla stessa strada. Palais Royal. Che poi i palazzi alla fin fine sono, cioè, diciamo, questo è l'ultimo, è il palazzo dove è la banca, è questo. Quindi gli ingressi, non è che ce ne sono, passaggio, galleria di Vienne, è quella che stiamo, il passaggio, non so. Oh, aspettate. Allora ragazzi, sto scoprendo questo luogo. Però comunque dobbiamo arrivare dove sta Place de Victoire, praticamente dove sta il cavallino là, che vi ho fatto vedere prima, e domanda. E chi tu là che mi ha indicato, quello che lavorava nella banca, mi ha indicato l'ingresso della banca era in questo lato. Banca Nazionale. No, biblioteca nazionale. Sì, sì, sì. No, no, cosa di vino. Andiamo a fare, eh. Allora, qui non cambiano più. Non cambiano più qui, sono diventati solo uffici. Il cambio ci sta, detto dal dipendente. Il cambio ci sta a Boulevard, no, Rue Raspail 48, Rue Raspail. Rue Raspail 5 48, Rue Raspail. Ragazzi, devo fare forse un altro andato. Mi dispiace perché veramente non ho tempo per arrivare a Boulevard Rue Raspail. Rue Raspail è dove io sono andato a scuola di francese. Voilà. Quindi mo il tempo 48 Boulevard Rue Raspail. No, siamo un po' distanti, cioè da qui siamo un po' distanti. Devo rimandare alla prossima. Mi dispiace.
mandare alla prossima. Perché è troppo lontano e non la faccio. Che ho da fare anche le mie cose. Allora ragazzi, facciamo una cosa, 48 Boulevard a sparire, domani è venerdì, quindi siamo ancora. Allora, quindi è sempre la Banca de France, però 48 Rue Raspail. Quindi questa banca che sta qui, la Banca de France, la sede principale dove sono tutti gli uffici e dove è visitabile solo tramite chiamata. Quindi Rotto Boulevard, Rue Raspail, sei pure carendo, allora domani io, sai che facciamo? Domani andiamo a comprare la resina, quindi ci troviamo che su per giù in quelle zone lì, oppure magari andiamo più tardi, non so, andiamo magari a mangiare in quelle zone. Quindi 48 Boulevard Rue Raspail, 48 Boulevard Rue Raspail, quindi andiamo là, sempre la Banque de France. A tutte l'ora, anzi, alla prossima. Allora ragazzi, quindi abbiamo preso il taxi per fare qualcosina più rapida e quindi domani faremo questa tappa a Raspail. Bye bye.